30 novembre 2021. Il miracolo della trasmissione della fede. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani al capitolo 10. Fratello, se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo, lo dice Isaia. Signore, chi ha creduto dopo aversi ascoltato? Dunque la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico, forse non hanno udito? Tutt'altro. Per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino agli estremi confini del mondo, le loro parole. La trasmissione della fede è il connubio perfetto tra grazia e opere, tra potenza di Dio e volontà umana, tra azione materiale e potenza spirituale. Tutto questo si comprende, si disvela con l'incarnazione di Gesù. Infatti è il mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio che sta alla base di ogni trasmissione del Vangelo, di ogni azione di evangelizzazione ed anche della potenza di chi lo recepisce. Infatti, come la voce di un apostolo non può risuonare nei cuori, nelle anime, senza l'unzione dello Spirito Santo, dono del risorto, così anche chi ascolta non può avere l'orecchio aperto alla comprensione se non accade un miracolo che lo apra, che obbedisca all'ordine e fatà. Dunque, senza la grazia di Dio, la parola non giunge all'uomo, e l'uomo non la può accogliere nella sua mente, lo può comprendere, senza la grazia dell'apertura alla voce dello Spirito. Tuttavia l'orecchio, che pur essendo stato predisposto dalla grazia, non ascolta, può resistere al miracolo, se il cuore non vuole accogliere, se la mente non vuole aprirsi, se l'amore di Dio è rifiutato. La potenza di Dio dispone. Il cuore dell'uomo deve volere. Ma se Dio non avesse disposto, la forza e la volontà umana sarebbero impotenti ad arrivare a Dio, a udire la sua voce, a comprendere la sua parola. Questo incontro tra uomo e parola di cielo è predisposto da Dio, ma è sovrana la libertà dell'anima che apre o chiude la porta a Dio. Quella libertà è il dono più grande che rende la creatura umana simile a Lui. Ma la via meravigliosa voluta dal Padre di ogni uomo per raggiungere le sue creature perdute è proprio il Figlio, l'unigenito, perché è generato direttamente da Lui, non creato e quindi senza paternità umana. La madre è figlia della terra, che è creatura che proviene dalla stirpe umana, ma anch'essa nuova. In tale novità si fonda la potenza di Dio che si esprime con la sua parola fatta umana, resa come la nostra. Il mistero diventa altissimo e possiamo solo guardare in alto dove esso dirige la nostra mente. Infatti, come il primo uomo Adamo fu preso dalla terra,
ma divenne l'essere vivente per lo stesso Spirito di Dio, dunque in parte derivò dalla terra come tutte le creature animali, ma in parte ebbe un principio vitale, non terreno, ma celeste. Così Gesù ebbe una parte proveniente dalla terra, Maria, la donna, cioè la madre nuova, che genera una discendenza differente da quella di Eva, e una parte direttamente dal Padre Celeste. Questo Verbo che divenne carne in lei entrò nella creatura per essere germoglio umano destinato a propagarsi come nuova genealogia, secondo lo Spirito. Come la parola creatrice si lascia formare come corpo nelle viscere della creatura, così quella parola, piena di potenza, si nasconde e si racchiude nelle parole umane di Gesù. Esse hanno una forza differente, poiché come il Cristo nascondeva la sua divinità con il velo della carne, così le sue parole nascondono la potenza divina dietro il velo dei suoni delle parole umane. Questa parola viene affidata all'intelletto degli evangelizzatori, ma hanno una forza che non rimane racchiusa nel solo significato, ma nella potenza interiore della divinità. Come gli apostoli e tutti i predicatori pronunciano il Vangelo in modo umano, tuttavia la forza è solo dello Spirito. Senza Spirito quelle parole non si aprono. Se l'apostolo non ha lo Spirito, le sue parole, pur essendo sacre, sono chiuse, risuonano quasi senza forza. Così chi ascolta, se non ha voluto aprire l'orecchio per il miracolo dello Spirito, non ascolterà la voce dello Spirito, poiché l'uomo psichico, cioè carnale, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Dio vi benedica.